Colpo sventato dalla squadra mobile di Como. Ieri sera, intorno alle 18.30, gli agenti hanno fermato uno straniero che si aggirava con fare furtivo nei dintorni di un parcometro in zona Piazza San Rocco. L'uomo aveva con sé un punteruolo e un grimaldello, probabilmente per aprire la macchinetta e svuotarla dalle monete. L'intervento della polizia, come detto, ha permesso di sventare il colpo. Si tratta del secondo vandalo dei parcometri, il primo, attivo nel 2001, era stato poi scoperto. Non sembra voler rientrare alla normalità la situazione all'interno del carcere del Bassone. Non passa giorno senza qualche segnalazione di animosità o di problemi collegati alla struttura penitenziaria di Albate. Stamattina la popolazione del Bassone è tornata a protestare. L'ha fatto ancora con una imponente battitura, pratica che consiste nel percuotere le sbarre delle celle con ogni tipo di strumento per manifestare dissenso, una volta venuti a conoscenza della presenza al Bassone del provveditore delle carceri lombarde, arrivato appositamente da Milano per una visita alla struttura ormai da tempo al centro delle polemiche. La battitura sarebbe dunque stata organizzata proprio per chiedere un incontro con una delegazione di reclusi. Pare che l'incontro alla fine ci sia effettivamente stato nel pomeriggio e che la protesta sia poi rientrata. Prende a martellate l'auto del marito. Lite tra coniugi degenerata ieri sera a Porlezza intorno alle 21.30. La donna, una quarantenne, dopo un'accesa discussione è uscita di casa e ha rotto a martellate il parabrezza e i finestrini laterali della vettura del coniuge. Trovata poco dopo dai carabinieri della stazione del paese, la donna ha ammesso di aver compiuto il gesto in un momento di collera. Ora dovrà rispondere del danneggiamento del mezzo.